Gianluca, siete qui oggi per protestare perché dopo le dimissioni dell'assessore Miccica comunque non è cambiato niente, voi siete senza assistenza. Sì, infatti. Aspetta. Tranquillo, tranquillo. Sì, ma no, i diritti non sono ancora attivati purtroppo, malgrado la suddivisione. Ma secondo me Gesù Bambino non vuole queste cose, ma come vuoi, ti sei distratto Gianluchino, fai così, dimettiti anche da deputato, vattene in convento per 3-4 anni e rifletti. E ma è così, perché non sei la persona adatta per fare questo lavoro, Gianluchino. Va bene, Gianluchino? Lo so che ti consoleranno gli 11.000 euro netti che ti prendi al mese. Lo so, quello fa gola a tutti. Però diciamo che hai fatto un'azione, sarò criptico, un'azione di merda. Va bene, Gianluchino? Ora, se puoi sparire dalla faccia della politica siciliana, secondo me, la Sicilia ci guadagna. Ciao, Gianluchino. Ci vai dopo, tanto l'incendio è lì. Cioè, lui fa una figura di merda, scusate il francesismo, con Gianluchino Miccichè che è lì a ricattarsi, dice: voi il vostro diritto, prima fatemi diventare assessore. Allora io, presidente della regione, cosa faccio? Che figura che abbiamo fatto? Vado a incontrare questi ragazzi, lui non c'è. Come se loro si potessero spostare così, con una scioltezza, capisco, è un lavoro ingrato, capisco. Non vorrei essere la sua situazione perché... Lei doveva venire subito, perché noi siamo incazzati! L'emergenza anche qua, perché è da anni che è in questa situazione! È tardi, oggi pomeriggio è già tardi! Le proposte le doveva portare prima, non deve essere un programma televisivo a creare questo problema. Allora io onestamente intanto devo dire che chiedo perdono, scusa per quanto è accaduto, sia pure un fatto che si è verificato con il mio assessore, io non posso dire non c'entro niente, politicamente io sono il presidente della regione, posso non avere la responsabilità morale di quella di quelle cose assurde che sono in violazione di ogni diritto e di logica umana, però politicamente io mi sento responsabile. E politicamente, dal momento che oggi sono anche da oggi l'assessore alla famiglia, io politicamente da oggi e non nel giro di qualche mese, entro 3 giorni, proporrò una soluzione importante che si può realizzare immediatamente per tutti i disabili. Io ci ho pensato, stanotte sono stato insonne e ho pensato cosa possiamo fare sul corpo. Noi dobbiamo distinguere i tipi di diversabilità. C'è una... Presidente, non parli. No, non è come... No. Conciso e chiaro, gente sì. Supercazzole. Sì. No, perché incomincia a fare il decreto. Perché le faccio subito la domanda, così rispondo. Vabbè. Non c'è più la gente, non c'è più trattativa, la regione non ha più credibilità, non ha più tempo, non ha più carte. Queste persone hanno perso la pazienza, è finita. Adesso la domanda è quando è che avranno l'assistenza per sempre. E io guarda, ti ho detto che ho già pensato molto. Va bene. Allora, noi abbiamo una serie, abbiamo una macchina regionale dove c'è un mare di gente che già ci lavora e che ha bisogno e che praticamente spesso non fa neppure nulla. Perché non riqualifichiamo una serie di ASU, precari, eccetera, e questo lo possiamo fare brevemente, senza bisogno di altre risorse aggiuntive.